Franco Germano, una luzzese che continua a non perdere in trasferta. Un primo tempo sofferto, eravate in svantaggio di due reti. Nel secondo tempo una prestazione di grande gagliardia e gli accorgimenti da lei fatti tatticamente alla fine vi hanno premiato. Sì, come ha detto lei, è una squadra che fino ad oggi non abbiamo mai perso in trasferta. Io non riesco nemmeno a spiegarmelo, anche se in casa abbiamo incontrato grosse squadre, ma al di là di questo oggi io penso che la mia squadra abbia meritato ampiamente il pareggio, perché non ha mollato fino alla fine e poi abbiamo regalato, secondo il mio modesto avviso, il primo tempo agli avversari. Abbiamo subito il primo gol da un calcio d'angolo passata e abbiamo fatto un'autorete, il secondo gol una punizione, palo, traversa e non siamo riusciti a buttare la palla fuori dall'aria. Però poi al secondo tempo ci siamo rimessi un attimino a posto, ho fatto una strigliata ai miei e come avete visto tutti abbiamo giocato quasi nella loro metà campo, non abbiamo subito un tiro in porta e penso che alla fine tutto sommato il pareggio ci sta tutto. Pareggio mediterraneo che recrimina forse su quella punizione? Ma guardi, io non guardo le recriminazioni degli altri, perché se vogliamo andare a vedere le recriminazioni io penso che al primo tempo c'era un netto fallo da rigore a favore nostro, si è visto proprio con il braccio che il difensore ci ha messo il braccio, non l'ha buttata fuori, quello era il rigore, però alla fine il calcio di punizione nostro ci sta tutto perché ha preso la palla con le mani, anzi se non vado errato mi dicevano i miei giocatori che addirittura quel giocatore era già ammonito. Fabio Grupi, un primo tempo sul doppio vantaggio, poi un finale di gara che vi ha onestamente tarpato le ali, un pareggio alla fine tutto sommato equo, anche se voi recriminate nei confronti della conduzione arbitrale. No, analisi giusta, perfetta la tua, Peppe. Purtroppo queste partite in una categoria importante come l'Eccellenza si devono chiudere. E si deve chiudere col gioco, con l'esperienza, essendo scaltri, però alla fine ci ha penalizzato molto l'uscita di Pietro Candido, che è il nostro metronomo che dette tempi, e quindi non siamo riusciti più a trovare lì il bandolo della matassa giusto e per cercare di uscire bene, di tenere palla, di far uscire gli avversari, perché erano loro che dovevano fare la partita e noi colpirli in contropiede o perlomeno con azioni bravate. In ogni caso facciamo mea culpa e tesoro di questo punto che alla fine ci fa ripartire, prendiamolo bene per questo, dopo la brutta sconfitta di domenica ci fa ripartire e adesso in settimana ci prepariamo serenamente per questa partita di Gallico, che è sempre un derby, è sempre una partita difficile e vedo un Gallico in ripresa, vedo un Gallico un ottimo allenatore, quindi dobbiamo stare attenti e per continuare a fare punti per la salvezza. Secondo te ha avuto ripercussioni psicologiche la sconfitta di Trebisacce quest'oggi? No, ripercussioni no, perché abbiamo giocato dall'inizio, infatti eravamo sul 2-0. E il problema è stato che alla fine non siamo riusciti a tenere palla al secondo tempo, non siamo riusciti a giocare come sappiamo noi. In ogni caso, ripeto, facciamo mea culpa di questo, due punti persi, ma senza dubbio un pareggio che ci può anche stare, perché il secondo tempo hanno giocato meglio loro.